Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Ciao, siamo Josephine e Lucrezia. Benvenuti nella nostra rubrica Inside Out, in cui parleremo delle emozioni adolescenziali. Oggi ci occuperemo dell'ansia, uno dei principali problemi degli adolescenti. L'adolescenza è una fase critica della vita, caratterizzata da una rapida crescita fisica, che comporta grandi cambiamenti non solo dal punto di vista del corpo, ma anche delle emozioni. Infatti, cambia l'immagine che abbiamo di noi stessi e a volte fatichiamo ad accettarci. Il periodo adolescenziale è particolarmente delicato anche per quanto riguarda l'aspetto morale, e non sorprende che tra i disturbi in più assoluto ci siano quelli dovuti all'ansia. L'ansia può portare a ripercussioni negative nello studio, nell'autostima, nelle relazioni interpersonali e nello stile di vita. La scuola può essere uno dei motivi principali dell'ansia, la paura di prendere un brutto voto e di non relazionarsi con i compagni. Se si prende un brutto voto, l'autostima diminuisce e ci si sente sbagliati, sminuiti e inutili, per non aver reso fieri i nostri genitori e soprattutto se stessi. Spesso è motivo di ansia non solo il voto, ma anche il rapporto con i compagni. Alcuni ragazzi, magari più timidi e più introversi, fanno fatica ad aprirsi e ad interagire con gli altri, e questo gli causa molta preoccupazione. L'ansia influenza molto l'autostima, non solo a scuola, ma anche nella società. Le persone con bassa autostima tendono ad avere una scarsa fiducia in se stessi e nel mondo. Gli adolescenti tendono ad isolarsi e usano il mondo virtuale come via di fuga, cambiando il rapporto reale con le persone. Non uscire più e non relazionarsi non è salutare, perché noi giovani abbiamo bisogno di attività all'aria aperta, di conoscere nuove persone e di fare diverse esperienze. Se invece i ragazzi si rifugiano nel mondo virtuale, finiscono per richiudersi ancora di più in se stessi, costruendosi a volte anche un'identità falsa che non corrisponde affatto alla loro personalità. Per risolvere queste difficoltà, potremmo consigliarvi di confidarvi con i vostri amici o i familiari, oppure, se non ve la sentite di parlarne, potrebbe essere utile scrivere un diario per esprimere quello che vi passa per la testa. Non dimenticate che potete anche rivolgervi ad uno psicologo, e a proposito, vi ricordiamo che la scuola offre questa possibilità gratuitamente. Vi aspettiamo al prossimo episodio, in cui parleremo di problemi riguardanti il nostro aspetto fisico. A presto!